La più bella vittoria è salvare una vita. Non si tratta solo di uno slogan, ma di un vero e proprio monito per i giovani sportivi. È su di loro, infatti, che il Consiglio regionale ha deciso di puntare per sensibilizzare i cittadini al sempre attuale problema della carenza di sangue e invitarli così a donare con maggiore frequenza. Ed è per questo che la presidente della Commissione Scuola, Olimpia Tarzia, ha deciso di invitare i rappresentanti di molte società sportive e i loro allievi a un evento organizzato presso la Sala Michelli alla Pisana, durante il quale sono state consegnate anche delle medaglie commemorative, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, del vicepresidente Raffaele D'Ambrosio, del consigliere Mario Brozzi e di alcuni eccellenti testimonial sportivi. Onorevole, la Regione Lazio ha deciso di puntare sui giovani per sensibilizzare i cittadini del territorio alla donazione di sangue, perché sappiamo che nel nostro territorio c'è una cronica mancanza di sangue. Sì, c'è una cronica mancanza di sangue e credo che davvero il solo pensare che può bastare un flacone di sangue per salvare una vita non può lasciarci come istituzioni così inermi. Quindi la giornata di oggi è dedicata a una sensibilizzazione soprattutto dei giovani, partendo dai giovani che sappiamo che sono, se sposano un ideale, hanno la passione per poterla poi diffondere, affinché davvero ci sia questa volontà di mettersi dalla parte di quelli che hanno più difficoltà, perché qui stiamo parlando di persone che magari non hanno nessun familiare, nessun parente, nessuno in grado di poter dare loro sangue per poter vivere. E unire questo mondo dei giovani con la donazione del sangue, col mondo dello sport, credo che sia importante, perché proprio nella mia attività di Presidente di Commissione Scuola ho avuto modo di cogliere come davvero tante associazioni, società sportive che nascono sul territorio, quindi in maniera molto spontanea, però svolgono un ruolo fondamentale, educativo, di socializzazione e quindi il tema, il titolo dato a questa giornata, proprio la più bella vittoria è salvare una vita, credo che riassuma un po' le finalità dell'evento. Le istituzioni, il Consiglio regionale, oltre a discutere e approvare leggi importanti che riguardano la nostra vita, dallo sviluppo economico all'ambiente, alle infrastrutture, si interessa anche per sostenere iniziative a sostegno delle associazioni, perché qui dobbiamo parlare anche e soprattutto di un'azione politica al sostegno delle nostre associazioni laziali e poi per sensibilizzare tutti i giovani a donare il sangue, perché chi dona il sangue dona una parte di sé, dona un aspetto importante della sua vita per aiutare e contribuire a salvare altre vite umane. E questo non ce lo possiamo ricordare solo una volta all'anno in occasione della giornata mondiale del donatore che ricade il 14 giugno. Deve essere un'azione costante, assidua, un'azione educativa nei confronti del nostro territorio e nei confronti dei nostri giovani. La nostra regione ancora non è autosufficiente, c'è un aumento di donatori, però abbiamo bisogno di maggior sangue, soprattutto per rendere il nostro servizio sanitario più efficiente, più all'avanguardia, anche perché nella nostra regione abbiamo degli ospedali di grande eccellenza e, a differenza delle altre regioni dove curano esclusivamente gli abitanti delle regioni, qui ospitiamo tanti cittadini extra regione e quindi lavoriamo molto sulla mobilità attiva. Ecco perché abbiamo bisogno di sensibilizzare soprattutto i giovani, ecco perché abbiamo bisogno di ottenere maggiore disponibilità di sangue e soprattutto abbiamo deciso di iniziare questo tour partendo dalla Pisana per portare queste iniziative su tutto il territorio, su tutte le province, per parlare con la gente e per far capire loro l'importanza di essere donatori. Credo che in un'azione combinata tra regioni e sanità nazionale possiamo riempire questa mancanza. Ora Olimpia Tarzia, come presidente della Commissione Scuola, ha avuto la sensibilità di spingere i giovani. Questa è una sala piena di ragazzi e ragazze, come avete visto, che sono
di associazioni sportive che si devono interessare sempre più all'aspetto del sangue. È un'iniziativa molto importante perché dovete sapere che nell'era moderna, malgrado queste grandi tecnologie che ne ho davanti di tutti i tipi e natura, altre ne ho in tasca, noi non siamo in grado di costruire sangue, organi di nessun tipo. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per poter trasmettere la vita ad altre persone è solo ed esclusivamente attraverso l'evento della donazione. Il problema del sangue è un problema molto importante perché l'acquisizione che noi facciamo su quelle che sono le scorte non in grado di essere autoctone, lo dobbiamo importare dagli altri paesi. Ora comprendete bene che gli altri paesi, nessuno di noi pensa di vendere il proprio sangue per guadagnarsi da vivere e chi lo fa non sempre nelle condizioni sanitarie migliori per farlo. Quindi mentre chi lo dona lo fa praticamente con un fare cristiano di comunione, chi lo vende lo fa con un fare mercenario e sono aspetti diversi e molto spesso purtroppo questo tipo di attività mercenaria sull'acquisizione del sangue ha creato non pochi problemi sulla trasmissione di malattie che oggi non conosciamo.